Benvenuti a una nuova trasmissione del punto. Come sempre parliamo di, di, di politica ma anche di attività amministrativa, del lavoro dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Salutiamo gli ospiti di questa puntata e sono Emanuele Fiorini, capogruppo della Lega Nord e vicepresidente della seconda commissione. Benvenuto. Grazie. Benvenuto a Silvano Rometti dei socialisti e riformisti e presidente della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, comunemente eh, detta Commissione Statuto. Benvenuto Rometti. Buongiorno. Allora, partiamo parlando di ambiente, soprattutto delle criticità che interessano Terni, un tema che si è dibattuto anche nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa, dove è stata approvata una mozione per il riconoscimento dell'area ambientale complessa della Concaternana. Alla fine un voto bipartisan con l'assenzione del movimento 5 Stelle e l'assenzione anche della Lega Nord. Partiamo proprio da Fiorini, piuttosto critico sul contenuto di questo atto. Ma eh, Questo atto mh, ha ripreso in parte anche la nostra mozione, ma il problema è eh, il fatto della nostra assenzione, dovuto alla presenza su di un tavolo con, ve le leggo. Comune di Terni, Provincia di Terni, ASL, ARPA, Confartigianato, CNA, Coldietti, Convindustria, Azienda Spadaliera Santa Maria di Terni, dirigenti di servizi ambiente, eh, i medici della provincia, eh, tutte persone che negli ultimi vent'anni erano oh, presenti sul territorio e hanno fatto un silenzio assordante. Come eh, usciva fuori qualcosa si preparava un documento per tranquillizzare gli animi ma poi realmente non si concretizzava nulla. Dunque è un, io l'ho definito un carrozzone dove ci sono tutti coloro che, eh, come per esempio per quanto riguarda i medici, che hanno fatto sempre silenzio perché comunque anche mi hanno detto in tasca la testa del PD per poi fare carriera, quando invece il livello dei tumori a eterni stava salendo. Dunque adesso queste persone non possono sedere intorno a un tavolo e ragionare. Queste persone, in caso da noi, come io ho proposto di, eh, di strutturare una sottocommissione in seconda commissione, vengono da noi chiamate in audizione, vengono ascoltate e eh, forniranno il loro pensiero, ma eh, sulla base di ciò che noi chiederemo e vorremmo sapere. Bene, eh, approfondiremo tra poco. Vado da Rometti, e quando parliamo con Silvano Rometti, per forza si va poi anche alla sua attività di assessore. No? Nella precedente legislatura lei aveva tra tutte le deleghe anche quella eh, dell'ambiente. Ecco, si è arrivati a questa mozione in una situazione, dicevo prima, particolarmente critica di Terni. No? Mm, la questione ambientale interessa anche altre parti anche. del territorio regionale, ne parleremo tra poco, però adesso eh, puntiamo l'obiettivo su Terni. Sicuramente la situazione ambientale di Terni è critica e secondo me non va strumentalizzata in modo semplicistico. Io ho detto in Consiglio regionale purtroppo Terni, ma anche altre parti del nostro territorio nazionale, quando la cultura ambientale in questo Paese e le leggi lo consentivano, è stata fatta una programmazione dove in una conca come quella Ternana, fra Terni e Narni, sono stati collocati una serie di insediamenti industriali e una concentrazione di altre attività che naturalmente ha portato con sé effetti soprattutto dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. Questa consapevolezza viene da lontano. Quando c'erano i laboratori di igiene e profilassi, Perugia si occupava di acqua e Terni si occupava di aria, perché si sapeva che c'era questo... Problema soprattutto su Terni. È stato sottovalutato? Probabilmente sì. Teniamo conto che, eh, diciamo, molte cose comunque sono state fatte. Il piano della qualità dell'aria approvato ai tempi miei pone alcuni obiettivi precisi sul versante, ad esempio, del traffico, soprattutto pesante. Alle aziende che operano in quel territorio è stato chiesto di. Rispettare dei standard sulle emissioni più elevati di quelli che prevede la legge, infatti, se parliamo di polveri, il problema non sono tanto le aziende, ma sono il traffico e il riscaldamento. Questo emerge dai dati. Ora, quindi, però, noi abbiamo preso positivamente questa. Abbiamo votato e il documento è sintesi di tutte le proposte. A me dispiace beh, come dire, che, che non abbia avuto un consenso unanime e la Lega e il Movimento 5 Stelle si sia distinto. Perché, comunque, raccoglie un po' le posizioni che i vari gruppi avevano proposto, dice abbiamo messo questi soggetti che fino ad oggi non hanno fatto nulla, ma eh, come dire dovremo eh, confidare anche che con un mandato preciso da parte de dell'Assemblea legislativa le istituzioni poi diano seguito, e quindi con un tavolo che comunque consentirà di tenere sott'occhio anche l'avanzamento degli obiettivi che ci siamo dati. Quindi. Io sono fiducioso, credo che sia un primo passo veramente importante per mettere all'Indice una serie di questioni che, e soprattutto questa aver previsto uno studio epidemiologico per sapere cosa è successo nella popolazione ternana dopo anni di una situazione di questo tipo credo che sia un obiettivo molto importante. Ritorno allora, a Fiorini perché vedo che, che vuole aggiungere qualcosa. Ha detto diverse cose giuste, Dal dall'ultima dall cosa che ha detto Rometti dello studio epidemiologico. È servito fare un'occupazione del Consiglio regionale per farci ascoltare, per far ascoltare eh, diciamo, la voce dei Ternani, perché Terni è sempre stata rispetto alla politica perugina messa diciamo, un po' in secondo piano. Prima hai parlato anche, ovviamente parlato anche di diversi tavoli che sono stati fatti, sì, però il problema non è stato mai risolto e quello infatti, la mia preoccupazione, spero di sbagliarmi, è che questo è un altro tavolo di quelli fatti quando per fare. Invece serve un impegno preciso, come dicevi, gli studi epidemiologici che non è in grado di farli ASLE, perché anche il direttore ASLE ha detto non siamo in grado, serve il Ministero dell'Ambiente e, e ci si sta attivando. Ma un tavolo così che questi, vi ricordo, Vascigliano, il genere di Vascigliano, dove praticamente eh, c'è stato un inquinamento, sono stati eh, individuati i colpevoli, c'erano registrazioni, chi doveva pagare non ha pagato, alcuni, tra cui il direttore ARPA che era stato indagato e tutto assolto, però a rimetterci sono stati i, i, i cittadini, gli agricoltori eh, di Strongone. Sono andati avanti anni e anni, tutte queste persone con il direttico, con c'erano tutti, c'erano tutti e nessuno ha fatto nulla. Quindi mettere Questo... in un tavolo senza questi soggetti? Senza questi Soltanto soggetti. Soltanto con? Sì. Noi lo faremo con eh, i con il rappresentante del Ministero dell'Ambiente, con eh, il Presidente della Seconda Commissione, i vari consiglieri, da lì poi si decide una programmazione di monitoraggio. Certo, assolutamente sì, eh, persone con persone diverse, anche perché il problema questo documento oggi è nato grazie ad un'opposizione dura come dicevo prima addirittura che ha portato all'occupazione del Consiglio della Lega e dei 5 Stelle non ci si arrivava Rometti, poi entriamo in un altro argomento No, ma non credo che si possano escludere i soggetti che sono istituzionalmente competenti perché se no ne facciamo solo una questione politica di persone che comunque non hanno una competenza né competenza da un punto di vista della conoscenza dei problemi molto spesso e né competenza per intervenire, quindi ARPA, le ASL, eh, il Ministero sicuramente sì, l'Istituto Superiore di Sanità, anche eh, università per quel che riguarda le competenze scientifiche, sono soggetti che non si possono escludere. Quando si parla di ambienti poi a perché Fiorini rappresenta un movimento che si oppone, cioè, bisogna avere anche come dire, una linearità di ragionamento perché, da un lato, ci si lamenta per la situazione ambientale, ho visto anche proteste per quel che riguarda l'acqua che bevono i Ternani. Poi, siccome è una questione che ho seguito, noi abbiamo investito 20 milioni di risorse comunitarie per un nuovo acquedotto che deve portare l'acqua buona a Terni dalla Val Nerina e non prendere quella che sta sotto i piedi dei Ternani, dalla Valle dove purtroppo per oggettive eh, diciamo, condizioni perché sta sotto. La falda sotterranea sotto la città ha tutti i problemi che può avere una falda di quel tipo e abbiamo un'opposizione perché questo acquedotto si venga, re venga realizzato. Quindi ecco, io penso che l'ambiente è una materia che molto spesso genera conflitti, che però dobbiamo avere come dire, la il buon senso di affrontarla con eh, razionalità e non strumentalizzandola perché altrimenti non andiamo a nessuna parte. Allora, eh, Fiorini, eh, ci fermiamo qui sull'ambiente oppure... No, io, io aggiungo una cosa, una cosa eh, io ribadisco, spero che funzioni, ma non ci credo e non è che non, ci, non siamo competenti, perché noi al tavolo chiameremo le persone Arpa, direttore, Ganapini che tutti poi lo attaccarono ma disse, Ganapini disse Terni è come Taranto, vogliamo approfondire allora si chiede a Ganavini ok, perché così? Che possiamo fare? Quali sono gli strumenti da mettere in campo? E questo ragionamento fa ma non con persone che sono state sempre presenti il problema è sempre perseguito eh, negli anni eh, Rometti, chiudo con lei in veste di ex assessore l'Umbria cuore verde d'Italia dicevamo prima c'è questo problema Terni, poi ce ne sono altre criticità no? tipo la Val Nestori, sì. insomma altre eh, ma lo stato di salute del nostro verde, diciamo così. Ma io, cioè noi dobbiamo anche sempre comunque fare le dovute proporzioni. No? Perché mi ricordo di un'indagine d'Oxa, quindi un soggetto esterno alla regione di un paio di anni fa che fra le cose che venivano apprezzate più dell'Umbria, la seconda credo, era proprio l'ambiente, oltre all'aspetto culturale, era l'ambiente, la, la qualità ambientale eh. che va salvaguardato, eh. ma dobbiamo anche. Ci sono situazioni di criticità in alcune parti della regione, ci sono, però è una regione che oggettivamente viene percepita per una buona qualità ambientale, per un paesaggio che rispetto ad altre parti del nostro territorio nazionale è stato salvaguardato, per un indice di utilizzo del territorio che rispetto alla media nazionale del 7%, cioè di costruito, del territorio occupato dalle costruzioni e dalle infrastrutture in Umbria non è neanche del 4%. Quindi dobbiamo secondo Ma, me allaccio il tema ambientale con quello chiaramente del turismo perché poi l'ambiente diciamo le eccellenze gastronomiche tutto quello vogliamo è un motore insostituibile per il turismo eh, regionale no? eh, rappresenta de, de, dei punti nel PIL molto molto importanti e, e poi adesso sul turismo la regione sta investendo anche in comunicazione per eh, superare no? questa impasse dovuta al terremoto chiaramente quindi eh, cosa, cosa fare di più Fiorini? Sta facendo tutto il possibile per il rilancio turistico di questa regione? La Lega che farebbe insomma? Noi il documento che poi è stato portato uh, in, in Consiglio, è stata iniziata la discussione, non abbiamo mm. visto con, con cattivo occhio, anzi siamo disposti a dare un supporto, abbiamo presentato alcuni emendamenti. Indubbiamente per rilanciare il turismo uh, oltre l'azione mediatica eh, e pubblicitaria eh, che è fondamentale perché purtroppo siamo stati colpiti dal terremoto anche se sta una parte cioè, dell'Umbria. Un comunque l'Umbria che ne, ne paga le conseguenze eh, in generale. Dobbiamo anche, mh, però soprattutto, soffermarci e ragionare sui trasporti. Noi siamo uh, molto mh, diciamo, indietro per quanto riguarda le ferrovie, per quanto riguarda anche l'aeroporto, che qualcosa si sta, uh, si sta sciogliendo, qualche modo. Però dobbiamo anche rilanciare un attimino eh, i trasporti, che non è possibile. l'ultimo il um, yeah. viaggio che abbiamo fatto, abbiamo fatto da Città di Castello a Perugia ci abbiamo messo due ore e un quarto, l'FCU eh, eh. è allucinante. Trovare un modo anche per eh, portare a termine eh, l'alta velocità, una fermata, anche se non è. Proprio in Umbra a confine che è importante perché? perché comunque anche chi eh, da Roma sale con pochissimo tempo da Milano vuole raggiungere Umbra, riesce senza ostacoli enormi. Allora, eh, ogni argomento che tocchiamo, come dicevo prima, andiamo a finire sempre sul ruolo di Rometti della passata legislatura, dell perché poi il piano di trasporti, insomma, eh, era lui assessore, può rispondere meglio lei di me? Eh, sicuramente Rometti su, questa è la domanda. La domanda di Fiorini vediamo lei. la parte non positiva velocità. Ah, partiamo all'alta velocità. No, Abbiamo un punto generale che Vabbè. secondo me l'Umbria deve affrontare. L'Umbria storicamente non ha investito molto sul trasporto. Noi prendiamo le risorse che ci arrivano dal livello nazionale e utilizziamo quelle. Altre regioni mettono soldi aggiuntivi. E questo è un punto. Poi, la parte ferroviaria... È un'autocritica? È un dato oggettivo. L'altro no, elemento... Da un punto di vista della viabilità questi anni sono stati fatti passi importanti. Noi abbiamo una rete di quattro corsie, tutta gratuita, una longitudinale che è la E45, le trasversali che si stanno completando e sono completate. E questo è un passo avanti enorme. Siamo molto indietro sui collegamenti ferroviari. Interni ci sono progetti. La Foligno-Perugia costa 56 milioni, ma ce li deve dal governo. La Perugia-Teronto ne costa 180, ma ce li deve dal governo. Non ce l'ha dati il raddoppio eh, della galleria fondamentale Spoleto-Terni ne costa 512, ma non ce l'ha dati, Sono tutti temi aperti da anni. Ma purtroppo abbiamo anche incrociato un periodo in cui investimenti per infrastrutture del governo sono stati pochi. L'idea. In una situazione in cui l'Umbria non sta sulle grandi longitudinali, né sulla strada del sole, né sulla direttissima Napoli-Milano, qual è stata l'idea? E me ne assumo il merito insieme all'assessore Ceccarelli della Toscana. Cerchiamo di intercettare l'alta velocità in un punto più vicino, come ha fatto la media padana a Reggio Emilia. Commissione, studi, 1.800.000 persone potenziali, sia Italo la società che gestisce Italo, che Trenitalia disse sono un numero che va bene per poter pensare a 5, 6, 7, 8 fermate il giorno, non 90, ne, ne vanno su e giù 180 di treni da, da, da Roma a Milano ogni giorno, 90 andare e 90 venire, ne possiamo intercettare 8, 10 il giorno, abbiamo scritto e dopo il numero purtroppo siamo bravi a complicarci la vita cominciamo a discutere città della pieve Orvieto, chiusi, Arezzo no, qui e là alla fine ci impantaniamo e non andiamo a nessuna parte adesso pensiamo di arretrare un treno da Arezzo che viene a Perugia su un binario che non ha le caratteristiche per far viaggiare il Frecciarossa, peraltro, è una soluzione minimale perché sarebbe una solo una corsa. Quella è la soluzione, intercettare l'alta velocità. Cioè, la soluzione è quella di intercettare l'alta eh, eh. velocità nel luogo dove la commissione che noi, insieme alla Toscana e il Ministero, Trenitalia e RFI, Rete Ferroviaria Italiana, avevano individuato due soluzioni al confine Columbia. 50 km, ci vai col treno? Bene, ci vai con la macchina? Alla Media Etruria ci vanno tutti con la macchina. C'è un grande parcheggio di scambio, si va lì e si entra in quello sì, che è, è il trasporto veloce. Per andare avanti su questa soluzione. Quella è l'unica soluzione dell'alta velocità a confine. Al confine insomma, è la soluzione è la soluzione vera e me c'è vero che il dibattito si sta perdendo in tutta una serie di alternative che non che ci portano ehm. a... Fiorini, prima devo dire la... che Fiorini è d'accordo che, che, che la Lega può essere d'accordo su questo, questo sì. Ma, sì. ma è e, da Roma, so. naturalmente, per andare, e per andare a nord per andare a sud c'è Roma per certo, i Ternani c'è certo. Roma a, a, a tre quarti d'ora ma eh, voglio aggiungere una cosa, ricordare a Rometti che le, i soldi che mandava allora innanzitutto, innanzitutto se i soldi il governo non ha mandato il governo a Guida PD, la regione a Guida PD è un problema serio all'interno di Casa PD perché non è da poco, è serio. Ma detto questo, le ricordo anche a Rometti che il governo ha mandato i soldi per la manutenzione delle, della centrale Umbra, delle ferrovie e quei soldi non sono stati spesi. Per le manu la manutenzione, non si sa che fine hanno fatto, dove sono stati inseriti, su un bilancio generale. Ma non è possibile, oggi ecco perché ci ritroviamo così: Peggio, era meglio la ferrovia del 23. In momenti. però è siccome sì. siamo partiti dal turismo, la ferrovia centrale Umbra è sì. un sistema più Vabbè, per no, la mobilità in, interna, però ha ragione su questo. E io feci. Ma facciamo finire è importante per i collegamenti perché da Roma il treno a Terni c'è ogni circa un'ora. Un'ora e mezza massimo, poi da, da Venere a Perugia o oh, continuano. A volte però non è sempre lo stesso che fa la tratta fino a Perugia, ne uno scende e fa il cambio, ma da Terni arriva a Perugia rischiano rischia di rimettere anche due ore, anche da Terni perché è veramente è un Quindi lei dice investire più risorse sull'ex FCU. Perché comunque no, certo, il collegamento ferroviario. Del... Anche perché effettivamente <ride> i collegamenti stradali sono abbastanza intasati, no? qui tornerete a parlare di Perugia che è tanto caro a lei, non insomma, eccetera. Allora, no, sull'FCU posso dire questo, che Fiorini su questo ha ragione, perché oggettivamente i soldi, che eh, diciamo le risorse che vengono per l'FCU forse dovevano essere spese meglio, soprattutto un po' più per la manutenzione, poi sono arrivati anche questi cambiamenti climatici, c'è cioè piogge. Il dissesto idrogeologico che c'è ora, non c'era 10-15 anni fa, quindi anche la ferrovia ha risentito di questo. E allora siamo arrivati a un punto in cui bisogna intervenire e speriamo che ci sia questo passaggio a RFI che possa consentire di. Possiamo chiudere anche sui trasporti, Fiorini, oppure ad aggiungere qualcosa? No, no perché poi i più. trasporti è un altro punto importante per il lancio del turismo, no? Per... Per Mm. Al turismo, sicuramente i collegamenti sono importanti, sono importanti anche altre cose, certo, non, abbiamo, non abbiamo approfondito, eh, stiamo vuoi... approvando proprio in, queste, in Commissione <coughs> ieri abbiamo di fatto <coughs> e verrà approvato la prossima settimana il testo unico per il turismo con tutti alcuni aggiustamenti che tengono conto anche della tipologia del nostro turismo che chiaramente non ha una spalmatura durante tutto l'anno, quindi case vacanze, albergo diffuso, eh, un, un tipo di turismo anche come dire dolce che tiene conto anche di tutta una serie di infrastrutture che abbiamo fatto in questi anni, percorsi eh, naturalistici. E' ottimista sul rilancio del turismo, Rometti. Pensa eravamo arrivati in Umbria a buoni livelli, no? pensa nel Beh, breve periodo io, io di per riuscirci 15 anni 20, 15 anni l'umbria ha investito molto sul turismo eh, sia tappunto. sugli attrattori valorizzando il patrimonio Poi culturale sisma, diciamo, che ha fatto ma adesso c'è il sisma che ha mandato questo, mes questo messaggio la sua esperienza secondo per... me ci vuole un po', ci vuole un po non è, non è, non è immediato perché e questo dipenderà anche dal tipo di promozione che facciamo, ad esempio, tutta l'idea che anche nelle, nella discussione fatta in consiglio, insomma, i grandi tour operator, tutta un'operazione che deve penetrare un po' la consapevolezza di chi hanno visto l'Undia tutta terremotata invece è stato assolutamente. Sì, una parte del territorio importante, comunque, sì, perché poi la Valnerina era un motore per il turismo alle importante. Alle eh, marche, eh, rispetto, eh, alle rispetto alle marche. Quello eh. era a Sisi nel 97, e sì, adesso sì, sì, no rispetto alle marche che hanno 48 certo, comuni certo. coinvolti nel terremoto, noi di fatto il mondo è molto localizzato in sì, Valneria. Ma, ma noi in Umbria secondo me possiamo vivere il turismo tranquillamente, va, va, va valorizzato di più, i livelli erano buoni, no? ma comunque bassi rispetto a una media nazionale, tipo l'Emilia Romagna sono grandissimi imprenditori, noi dobbiamo valorizzare di più i nostri anche, eh, punti quelli centrali, tipo San Valentino a Terni, va rilanciato perché può essere un'attrazione non, uh, non indifferente, considerando che conosciuto in tutto il mondo, ma uh, cioè abbiamo carcere, va, va fatto oh, e, e su questo diciamo, non si sta lavorando male, dobbiamo essere, essere onesti, infatti come dicevo prima abbiamo presentato emendamenti aggiuntivi ma uh, semplici perché si sta a fare proprio una cosa uh, concreta, i nostri prodotti uh, gastronomici che sono Secondo sì, me no, è, è migliore tutte no, queste cose qua e vanno valorizzate e faccio una domanda: ma alla giunta regionale lei tirerebbe le orecchie soprattutto per cosa allora? Per l'ambiente? Per l'ambiente, per la gestione? Per quello che è accaduto, diciamo sulla gestione di cosa? La gestione, gestione amministrativa in generale I fondi eh, per quanto riguarda lo sviluppo economico, che TNS. Una, è stato un buco da, non indifferente, mal gestito di oltre 40 ah, milioni di anni, sulla gestione per no, quanto riguarda l'industria, lo sviluppo economico, tutto. L'unica cosa secondo me oggi buona è stata il fatto che abbiamo approvato in commissione, che anche il Presidente Rometti la modifica della Lega sulle case popolari il testo sul turismo di cui stavamo parlando che non, era, non è assolutamente malvagio anzi lo ritengo anche positivo disposti a votarlo, disposti a votarlo se viene approvato quei, quei due piccoli emendamenti di miglioramento, il testo Secondo me è una regione che sta al collasso di tutto, perché ha privato sempre diciamo, il sistema, c'è stato un rapporto tra sistema politico e sistema economico. Allora, eh, Rometti, eh, poi di casi popolari ne parliamo un attimo, eh, perché la politica poi sull'immigrazione, su una certa situazione è molto cara alla Lega, eh, su, su, su quale argomento non si interviene spesso. È d'accordo? Cioè, non sarà d'accordo perché lei si in maggioranza, chiaramente. Su quello che diceva Fiorini, su, queste, diciamo, su questi richiami alla Giunta, all'amministrazione. All ma poi Fiorini non mi sembra che abbia dato un giudizio così negativo oggi. Però, ma che dire, insomma, noi l'Umbria. Il punto qual è? è che noi viviamo la condizione di una regione dopo dieci anni di crisi generale. Avevamo, il 2014 e il 2015 avevano fatto sperare in una ripresa, poi invece purtroppo dobbiamo constatare che non solo in Umbria, ma a livello più generale questa ripresa non c'è stata, e quindi questo è un fatto sicuramente che crea difficoltà da un punto di vista economico. Vanno utilizzate bene le risorse comunitarie, la leva che hanno le regioni sono l'utilizzo delle risorse comunitarie per sostenere lo sviluppo e per sostenere quei settori che possono dare una prospettiva alla nostra regione, io ho fatto un'interrogazione, ad esempio, utilizzare in modo anche più rapido anche le, le risorse sullo sviluppo, il piano di sviluppo rurale, la politica agricola. Ecco anche qui sento che in giro, parlando con gli operatori, certo. chiedono maggiore. La regione però c'è la GEA che è, deve pagare, magari la regione ha fatto tutta la sua parte. Insomma io credo che eh, insomma, ci sia un'azione che tiene conto di quelli che sono i problemi. Da un punto di vista della gestione, come dice Fiorini, sono. Assolutamente in disaccordo perché la regione Umbra ha fatto tante buone cose in questi anni per ridurre i costi di funzionamento: meno aziende, meno dipendenti, meno dirigenti. I costi della politica Filippo, i, costi della, i, costi, I costi della politica diminuiti, i costi della politica diminuiti, la, la, via la, i vitalizi. La politica tutta, Umbra. Eh. La politica Umbra eh, a Guida PD ha fatto troppi carrozzoni, troppi carrozzoni, consorzi qua, consorzi là, questo qua, tutti, tutti, tutti sì, sì, però... Siamo però Fiorini, parliamo di accoglienza. i accorti li volevamo abolire, ma sono istituiti per legge nazionale. Sì, purtroppo. ma adesso guarda il consorzio TNS: è liquidazione, e sono amministrazione, devono rimettere i soldi. Dopo che la regione ha stanziato 7.500, 7 milioni e mezzo nel 2015 e non ha prodotto nulla. Fiorini, cioè 30 milioni, buttare, 30, oltre 30 milioni di euro, buttare al vento. Fiorini, eh, l'accoglienza, il tema dell'accoglienza, soprattutto quello che poi è legato a questo, no? i diritti del, di chi arriva in Umbria, da altri paesi extracomunitari, i diritti dei cittadini. C'è stata una vostra proposta di legge sulle case popolari, ad esempio? No? Ecco, vogliamo parlare di questo argomento per un minuto però... So velocissimo, punto uno, chi, eh, chi viene in Umbria perché eh, scappano dalla guerra? È ben accetto. Ma questo è un 5 di tutti quelli che. E, nel Fernandesino. Sì, sì, so. Bravissimo. Ecco. Poi, punto 2, eh, la legge sulle case popolari eh, per dare un aiuto a chi contribuisce e vive, eh, ha contribuito e contribuisce a, eh, pagando le tasse alla regione Umbria e chi comunque è eh, nel nostro territorio da più tempo e chi c'è cioè, nato. Ma per quale motivo? Semplicissimo. Perché siamo in un periodo di crisi economica, dove purtroppo quelli che eh, arrivano vengono accolti in centri e sanno dove hanno vinto alloggio. Ci sono alcuni cittadini ternani, umbri, eh, perugini della nostra regione che si ritrovano a eh, dormire anche eh, nelle automobili. Pro, profughi, eh, sì, clandestini? In no, va benissimo, solo che quando sei in mezzo al mare non è che puoi lasciare morire eh certo, uno. perché chiaro, quindi chiaro. I, i, come direi, magari più velocità beh, nel capire velocità chi, è, chi, è, chi non lo è e poi è, è chiaro che questo Quindi, deve essere sulle casse popolari la legge che è stata quella proposta io mi ricordo che è stata una proposta addirittura che avanzata già nella precedente legislatura e poi sì, anni, non andò avanti dei anni la Lega ne chiedeva 10 non, 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 non a caso insomma credo che verrà votata anche ah, in aure no. allora faccio un'ultima domanda no, no, sottolineo una cosa in quella legge sì abbiamo riportato i cinque anni e che noi chiedevamo 10 ma abbiamo dato la possibilità abbiamo aperto, praticamente i coniugi separati Grazie. in caso di divorzio lasciano la casa a un altro giorno, possono accedere alla domanda allora, al bando per le case popolari. Allora, l'ultima domanda è chiaramente è politica come facciamo sempre, Fiorini la Lega era schierata con Marie Le Pen nelle elezioni francesi e alla fine è andata al ballottaggio insomma ha perso Ma contro Macron me... però, no, la domanda però è questa al di là delle elezioni francesi insomma, può influenzare un po' anche l'elettorato italiano questa, questa, quelle, le elezioni francesi? Secondo me, no. secondo me no, perché comunque la Francia è diversa dall'Italia anche rispetto all'economia, secondo me non influisce. Perché, diciamo, si diversi, è un sistema elettorale anche diverso. Ma, si bravissimo, cioè è diverso, non influirà eh, l'Italia, anche perché comunque eh, noi a eh, mio avviso siamo quelli che oggi con tutto rispetto tuteliamo più gli operai e la classe sociale bassa rispetto al PD. la nostra di... collocazione del centrodestra attuale è un po' critica no rispetto ah, anche, eh, anche a livello regionale perché spesso insomma, non siete sulla stessa linea no, con su, su, la coalizione di su, centrodestra su, su, di seconda quindi un è, è un qualcosa di... che continuerà oppure state cercando di Ma chiarire? stiamo cercando di valutare Ho per capito. poter trovare una soluzione eh, Rometti, anche nel centro-sinistra la situazione è in ebollizione, no? Renzi è stato riconfermato segretario del Partito Democratico, il Partito Socialista guarda con attenzione chiaramente a quello che accade, come andrà a finire? Come andrà a finire? Se, se il Partito Democratico, come vedo, e vedo anche nelle elezioni comunali, pensa che tutto si possa risolvere con, da soli, facendo da soli, come vedo queste vellità, e poi invece vediamo che da soli non ci se la fa. Noi siamo per un centro-sinistra plurale, siamo per un centro-sinistra che, 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 che valorizzi la coalizione. se più vicini, se... Più vicini okay, è chiarissimo, ah. più vicini, non abbiamo tempo di faccio eh. una domanda. Più vicini all'articolo 1, diciamo così, al MDP o più vicini al PD? Ma da un punto di vista diciamo. Ma in questo momento direi equidistanti. equidistanti. E poi vediamo sulle singole questioni, okay. insomma. Non abbiamo altro tempo, avrei fatto molte domande ancora, però le faremo la prossima volta. Grazie a Emanuele Fiorini, capogruppo della Lega Nord e vicepresidente della seconda commissione. Grazie a Silvano Rometti, capogruppo dei socialisti e riformisti e presidente della commissione Statuto. Grazie anche a voi per averci seguito. Buona settimana, ci vediamo la prossima.